Logo, sei lieto di farti alcune domande alla vigilia di questa giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, e così da utilizzare la tua testimonianza preziosa, perché testimonianza vera, magari per tanti ragazzi che possono essere curiosi di una scelta che forse non è la più comune, però può essere anche una scelta particolare. Ognuno sceglie, ognuno viene chiamato, come sappiamo, per una missione che è su misura per sé. Leggevo dal messaggio che ha scritto Papa Francesco per questa giornata di preghiera per le vocazioni: la vocazione è un sogno. Ti riesci a ritrovare in questa definizione, il sogno? Sì, Papa Francesco ha assolutamente ragione quando dice che la vocazione è un sogno. La vocazione è un desiderio raggiungibile nonostante le tante difficoltà che si possono incontrare nel proprio cammino, nel proprio percorso. Penso anche alla storia della mia vocazione, al percorso intrapreso e concluso in seminario. Quante difficoltà, quante gioie, quanti dolori, quante fragilità ho dovuto affrontare. Non annullare, ma prendere consapevolezza pienamente delle fragilità, perché quando si intraprende una scelta di questo genere, partendo dal presupposto che noi scegliamo, ma è sempre Dio che poi ci dà gli strumenti, ci dà la possibilità di portare a compimento questa scelta, di portare a compimento questo cammino. Ebbene, prendendo in considerazione proprio l'espressione utilizzata da Papa Francesco quando lui dice il sogno di Dio, sì, è il sogno di Dio che tra qualche giorno si realizzerà. L'8 maggio, mancano ancora pochi giorni. Tu a che età sei entrato in seminario? Io sono entrato in seminario che avevo 20 anni. Quindi dopo le scuole superiori? Dopo le scuole superiori, ho intrapreso subito dopo il diploma e aver concluso il percorso. Diploma alberghiero, mi sembra. Sì, dell'istituto alberghiero che ho frequentato qui a Matera. Decisi di iscrivermi alla facoltà di economia del turismo a Rimini. E poi lì, facendomi accompagnare, svolgendo anche delle belle esperienze nella città di Rimini, ho compreso pienamente la mia vocazione e la mia strada. Cosa ti ha affascinato della figura del prete? Il servizio, ma soprattutto l'aspetto essenziale che ancora oggi, quando in questi giorni ormai prossimi, perché tra pochi giorni sarò ordinato, c'è un tratto che mi affascina nel sacerdozio, che è quello di essere presi tra gli uomini e mandati agli uomini. Questo penso sia l'espressione che mai devo dimenticare, quello di essere preso fra gli uomini e mandato agli uomini, preso da un'assemblea e mandato in quell'assemblea, in quella comunità cristiana. Ci sono stati gli esempi in questo dei sacerdoti che magari hai incontrato nel tuo percorso di vita? Sì, grazie a Dio ho avuto la possibilità e anche la bella opportunità, occasione di conoscere più sacerdoti, più parroci in questo itinerario di vita, in questo cammino di fede. Ed è bello perché conoscere più sacerdoti, più stili di vita, più cammini, più modi di fare, ti aiuta anche a plasmare il proprio sacerdozio. Questo è bello perché anche nel cammino di seminario che ho terminato qualche mese fa, io sono entrato in seminario perché avevo un mio ideale di sacerdote, ed è giusto che sia così, ognuno di noi ha un ideale di sacerdote, ma questo ideale di sacerdote viene plasmato positivamente da tutto il cammino
di seminari, prendendo consapevolezza dei propri limiti, delle proprie fragilità, e partendo da questi limiti, da queste fragilità, uno si può dedicare completamente agli altri, essere liberi. Sappiamo bene che il limite della libertà è la verità, quindi uno più è vero e più è libero, e questo l'ho sperimentato e l'ho compreso pienamente durante gli anni di formazione in seminario, anche se tante volte umanamente noi siamo portati a vincolarci in un certo qual modo a qualcosa o a qualcuno, ma anche in questo tempo di diaconato e di servizio ho compreso che bisogna essere liberi per poter vivere il ministero sacerdotale pienamente. Sì, vedi che la tua scelta ha contagiato qualcuno? Penso che il tempo, che è scultore della vita, ne darà prova. Ora, i semi che sto cercando di gettare, che getterò in futuro, possano essere coltivati in un futuro. Sì, c'è uno slogan che ricorre spesso: crisi della vocazione, crisi delle vocazioni. Noi in Basilicata abbiamo molti preti, però sappiamo che vocazione non è l'unica strada, non è il presbiterato. Cosa tu pensi di questa? È uno slogan quasi privo di significato, che ha lasciato il tempo che trovava, uno slogan superato. Io parlerei, più che di crisi delle vocazioni o della vocazione, parlerei della crisi che riguarda l'uomo, crisi dell'uomo, perché non è in crisi solo la vocazione al sacerdozio o la vocazione alla vita religiosa o alla vita di consacrazione, ma anche la scelta del matrimonio. Sappiamo benissimo che in crisi, confrontandomi con molti ragazzi, molti giovani, loro non sostengono e non intraprenderebbero mai la scelta del matrimonio. Quindi non è in crisi la vocazione o le vocazioni, ma è in crisi l'uomo, l'identità dell'uomo. Cioè l'uomo deve sperimentare, deve andare, deve rileggersi interiormente per poter cogliere la propria identità, chiedersi: ma io chi sono? Dove voglio andare? Chi voglio raggiungere? E questo lo fa la pastorale vocazionale. Secondo te è opportuno che ci siano più spunti, una modalità diversa per coinvolgere giovani, meno giovani, in questo modo di porsi? Dalla mia piccola esperienza, non avendo anni di sacerdozio alle spalle, ma avendo solo pochi mesi di diaconato, posso solo affermare che la pastorale delle vocazioni, o la pastorale in genere, non deve avere l'obiettivo di convertire e di trovare vocazioni o giovani ragazzi che seguano il sacerdote o scelgono il sacerdote, il sacerdozio o il matrimonio, ma la pastorale vocazionale, la pastorale giovanile, la pastorale in genere deve andare alla ricerca di quel giovane che ha smarrito la fede, che ha smarrito il senso di Dio, annunciando semplicemente il Vangelo con la presenza e ascoltando, perché i giovani di oggi hanno bisogno, e lo sto sperimentando quotidianamente nella scuola, di essere ascoltati, di essere compresi, senza andare con moralismi, senza andare con una dottrina già pronta da consegnare. Quello che dice anche Papa Francesco qualche volta: più che parlare dei giovani, parlare con i giovani. Va bene, ti ringrazio a nome della redazione di Logos per questa bellissima testimonianza e tanti auguri per la tua tappa ormai imminente, l'8 maggio si avvicina, e anche per la tua vita presbiterale. Grazie. Grazie di cuore a voi, grazie. Grazie.